Non lo so, io non me ne intendo di bambini proprio. Vabbè, te ne dovrai intendere. No, no, ci sto alla larga. Quaddino non parte più. Sì, e poi cazzo, cioè, la sfiga nera almeno. Buongiorno, buongiorno. Si sente, si sente? Si sente? Sì. Subito mi sono tirato. Figa, io ho i tappi nelle orecchie e non sento un cazzo. Meno male che ce li hai. Facciamola a 100. Sì, grazie. No, li metto perché sennò tu arrivi a Milano sei... se piove sei... Se ne guai. Cazzo. C'è proprio la psicosi dei fulmini. Poi sai cos'è? Io mi annoio. Io in vacanza mi annoio. Se tu fai conto che devo preparare la roba, andare, disfare. Magari stai via quanto? Una settimana? Un giorno lo perdi nel viaggio. Un giorno, due giorni andata e ritorno. Non lo so, io non me ne intendo di bambini proprio. Vabbè, te ne dovrai intendere. No, no, ci sto alla larga. Ciao. Pazienza. Ciao. Ah, io quando vedo un bambino scappo dall'altra parte. Ragazzi, non ci credo. Quello che non doveva succedere è successo. Sono piantato. Quaddino non parte più. Sono disperso, non so dove cazzo. Praticamente, se vado a girare il quadro, questo vuol dire che io sono fermo, bloccato. Ma porca miseria, mamma. Chiamato il caro attrezzi. Mamma mia. Ma non è possibile. Ma perché, Quaddino? Perché? Ma perché? Dico io, perché? Madonna mia, ti tirerei un pugno. Quaddino, tieni. Cazzo di Buddha. Niente, praticamente tutto è cominciato con un problema alle frecce. Facendo così non andavano le frecce, poi le quattro frecce non andavano, mi sono fermato. Ho detto, boh, aspetta che spengo e riaccendo. Ho provato a spegnere e riaccendere, niente. E questo è il risultato. Se io vado a girare la chiave, non c'è corrente. Probabilmente è un problema elettrico. Adesso oltretutto promette pure male il cielo, siamo a posto. Aspettiamo il caro attrezzi che viene, caricherà me e Quaddino e pace all'anima. Ma cazzo di Buddha. Ragazzi, piccolo aggiornamento, è passata un'ora dal... la Madonna, è passata un'ora e io e Quaddino siamo ancora qua, in attesa. Qui sta venendo l'imbruno, cioè qui sta venendo... Tra un po' caccia giù qualcosa di brutto, brutto, brutto. Caro attrezzi non si è ancora visto, serata andata a puttane. Grazie Quaddino, porca miseria. Aspettiamo fiduciosi. Ok ragazzi, nuovo aggiornamento. Si è fatta notte. Sì, buonanotte al secchio. Allora, il caro attrezzi ha detto che sarà qui tra mezz'ora e 40 minuti. Ho già un'ora e mezza che aspetto. E prepariamoci ragazzi che sarà una salassata. Intanto la mia ombra saluta. Sì. Salassata di 100... Mi hanno detto 116 euro l'intervento. E ragazzi, 1 euro a chilometro. Contando che io sono a circa 50 chilometri... Neanche da Milano, ma dall'ufficio, perché se devo andare a Milano ce ne sono altri 80. Mi vanno via 200 euro così. Grazie Quaddino, tu non è che ti accendi per caso? No, figurati. Morto, sepolto, defunto. Ottimo. Il mio caschetto. Le mie scarpette. Il mio ditino. E andiamo con Dio, va ragazzi. Ottimo. Dovevi bloccarti proprio stasera qua che dovevo uscire. Mi sembra ovvio. Quaddino, saluta YouTube, va. Che la prossima volta che ti faccio vedere che ti caricano sopra. Mamma mia, ragazzi. È proprio abbandonato nel nulla più totale. Il tempo passa la mia età. Ragazzi, aggiornamento. Altri 40 minuti passati. Aiuto YouTube. 1-2 prova, YouTube. Please, YouTube. Houston, abbiamo un problema. Un serio problema. Camminiamo, va ragazzi.
Camminiamo per non pensare. Camminiamo per dimenticare nella notte fonda. Signor, signor, help, help, help. Ragazzi, ci siamo, si carica. Devo immortalare il momento. Il momento sfiga. Ragazzi, Quodino sta per salire. Mamma mia, senti. A futura memoria, che non si ricapiti più. Sì, e poi cazzo, cioè, la sfiga nera almeno. Ragazzi, ci siamo, scarichiamo Quodino. Quodino, 200 euro mi sei costato. Mortacci tua. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Quodino, che oltretutto, piccola parentesi ragazzi, cioè in ufficio di solito non ho nessuno. È sera, è notte, c'è il mondo intero in ufficio, giusto per farmi fare una bella figura di merda. Quella è la mia smartina, se qualcuno è interessato. Aggressiva la smartina, ragazzi. Aggressive, con i vetri scuri, nera. Comunque, non divaghiamo, ragazzi. Quodino, te possino ammazzacce ca. Allora, abbiamo scaricato, il signore simpaticissimo oltretutto, 200 sacchi, 200 euro mi è venuto a costare il trasporto, andiamo bene. Pare che sia un problema di batteria, pare che sto stronzetto, vero Quodino? Sono incazzato con te, guarda, per almeno 3 giorni non ti parlo, sappilo. Niente, comunque il signore del soccorso stradale mi ha detto che potrebbe essere, anzi quasi certamente, un problema di batteria. Cioè, infatti io mi sono accorto perché, cercando di mettere le frecce non andavano. Ho avuto la brillante idea di fermarmi in un parcheggio, nel nulla più totale, e cosa è successo? Che quando ho spento Quodino, nel momento in cui sono andato a dare corrente, cioè a girare la chiave nel quadro, era morto e defunto. Infatti questo signore mi ha detto sicuramente è un problema di batteria, qualcosa è saltato nella batteria. Dunque adesso che si fa? Adesso Quodino te ne vai dentro a dormire, io vado a mangiare che è mezzanotte e avrei anche una certa fame. Mi sono preso una pizzetta e ho sgranocchiato qualcosa proprio in maniera come un rom nel camion del soccorso stradale, mentre lui mi parlava e mi raccontava un po' di cose, io sgranocchiavo la mia pizzettina. E niente ragazzi, bella avventura, ci mancava anche questa. Quodino, saluta gli amici di YouTube e digli che stavolta l'hai combinata proprio bella. Sì, sì, sì. Stavolta, caro mio, te possino accecare, perché adesso non è finito i 200 euro solo del discorso del soccorso, perché adesso poi ci sono le spese per andare a capire cosa è successo. Ma chi se ne frega, siamo mica Genova, ragazzi, amo Genova, viva Genova. Adesso proveremo a cercare di capire noi se riusciamo a capirci qualche cosa, se no, caro mio Quodino, devi andare per forza, visto che sei ancora in garanzia. Vediamo di far muovere un po' il culettino a quelli che ti hanno venduto. Non è che sempre io devo metterti a posto, eh? Capisco che ti interessa quando ti metto a posto, però, e ti piace, però stavolta te ne vai in garanzia e vai a farti ben vedere e ti cambieranno quella batteria stupida che hai qua sotto. Ragazzi, per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vedremo prossimamente su questi teleschermi. Con questa ripresa di Quodino e con quella fabbrica là dietro che è in costruzione, io vi saluto, vi auguro una buona serata a voi e alle vostre dolci metà se ce le avete. Se invece siete single come me da circa 2 mesi, cosa sto divagando? Ma cosa ve ne importa a voi? Ragazzi, si sta meglio da soli o in compagnia? Ditemelo un po'. Che poi c'è una cosa che non faccio mai, che... Scusate. C'è una cosa che non faccio mai, che è quella che ho visto che fanno tutti. Bisogna dire, mi raccomando, iscrivetevi qua sotto, lasciate un like, un pollice in su, un commento. Ragazzi, fate quel cazzo che vi pare. Se volete mettere like, mettete like. Se volete scrivermi un commento, io cerco di rispondere a tutti. Se invece avete altre cose più importanti per la testa, non c'è problema. Non mi offendo mica, anzi... Grazie ragazzi, al prossimo video e speriamo di rimettere Quodino in pista prima possibile. Che bel camion! Salve, salve. Spielberg.